Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, siamo giunti all'inizio del Triduo Pasquale. Questa, come sapete, è la Santa Messa in Cena Domini, è la festa dell'Eucaristia e del sacerdozio. Per un sacerdote potete immaginare come questa sia una in assoluto delle messe più importanti dell'anno, perché c'è un'unione proprio viscerale, intrinseca, tra il sacerdozio ministeriale dell'Eucaristia. Voi sapete che l'unica cosa che può fare un sacerdote, appena ordinato prete, e che lo può fare sempre, a meno di non incorrere in sanzioni canoniche, è celebrare l'Eucaristia, da subito. Tra l'altro Monsignor Petrocchi, non so come fa questa nome, Crociata, faceva proprio una cosa. Voi sapete che un prete appena ordinato non può confessare fino a quando il vescovo non gli dà il permesso. Io ho avuto il permesso di confessare, sono stato uno dei più veroci. 28 giorni, 20 giorni dopo l'ordinazione, ordinato l'8 maggio, ho fatto la prima confessione il 28 maggio, non ricordo come fosse ieri. Però la messa la comincia a celebrare subito, dal giorno stesso dell'ordinazione, sali sull'altare e tu celebri con il vescovo. Quindi capite questo legame intrinseco che c'è tra il sacerdozio ministeriale e l'Eucaristia. Voi sapete che Gesù, istituendo l'Eucaristia, insegna la Chiesa nel Concilio di Trento con queste parole: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue. Istituisce in quel momento il nuovo sacrificio, la nuova ed eterna alleanza, e con le parole fate questo in memoria di me ordina gli apostoli sacerdoti. La prima ordinazione è stata fatta così da Gesù nel Cenacolo, e da quel momento si avvia la successione apostolica, e i successori degli apostoli, i vescovi, con i loro collaboratori che sono i sacerdoti, sono anzitutto incaricati di innovare il sacrificio della nuova alleanza. Quindi brevemente rifletteremo sull'Eucaristia e sul sacerdozio. Che cos'è l'Eucaristia? L'Eucaristia è il dono sgorgato dal cuore di Gesù. Potrebbe, se stessimo da adesso fino a Pasqua, parlare dell'Eucaristia sarebbe sempre troppo poco. Chiaramente ci staremo per qualche minuto, così a lungo. L'Eucaristia è l'unico sacramento, insegna la Chiesa, che però necessariamente comporta tre dimensioni: Eucaristia, sacrificio, che si vede nella Santa Messa; Eucaristia, intima unione e massima unione possibile in terra con Gesù, che si vede nella Santa Comunione; ed Eucaristia come presenza ininterrotta Gesù in mezzo a noi, che si vive attraverso il tabernacolo e quella che è l'adorazione. Voi sapete che in questo giorno qui celebriamo la Santa Messa, come sempre vista in grazia di Dio, potrà fare la comunione, e rito tipico, anche se di natura devozionale, del Giovedì Santo, è la veglia di adorazione all'altare della riposizione. Voi sapete che un tempo impropriamente si chiamava sepolcro, si chiama altare della riposizione, perché lì appunto viene riposto Gesù per essere adorato tra di noi, per essere adorato, scusate, da noi, fino alla celebrazione di domani, in cui quello stesso sacramento oggi consacrato sarà distribuito nella Santa Comunione. Domani vedremo che non c'è la messa e spiegheremo anche perché non c'è il Venerdì Santo. Che cos'è la Santa Messa? La Santa Messa si dice in due parole cos'è. La Santa Messa è stata anticipata da Gesù nell'ultima cena e rinnovata da ogni sacerdote che la offre. Non è altro che il sacrificio che Gesù domani compie sul Calvario, che si compie, parole di Paolo VI, qui ed ora su ogni altare dove viene celebrato. Attenzione, non in maniera simbolica, non in maniera commemorativa, capite? Ma veramente, quando sto davanti all'altare durante la messa, si annullano le distanze di spazio e di tempo e noi stiamo davanti al Calvario. È per questo che non si può celebrare la messa senza il crocifisso, ed è per questo che le celebrazioni pontificie, se volete della messa che celebra il Papa, sempre sull'altare c'è la croce. Non so, non dovete vederla soltanto voi, devi vederlo, la dovete pure io, capite? Voi cioè, sta bellissima, insomma, qui dietro, velata in questi giorni. Ma da quando gli altari sono stati rigirati, è necessario che la veda pure il sacerdote,
io mi devo ricordare in quel momento che non sto facendo un rito così, io sto in quel momento nient'altro che attualizzando quello che vedo con gli occhi. Gesù che sparge il sangue in maniera vera, anche se incruenta, per tutti noi. Voi capite che quando uno entra in questa dimensione della messa, capisce subito che non esiste, cioè noi potremmo stare a pregare 100 miliardi di rosari, d'accordo, non fanno neanche l'introduzione della Santa Messa, pur essendo il rosario preghiera grandissima e importantissima. La seconda cosa dell'Eucaristia, la Santa Comunione. Gesù arde dal desiderio di unirsi alle anime dei suoi fedeli. Ma come sapete, la Santa Comunione è chiamata dalla Chiesa il sacramento dei vivi. Sapete che ci sono alcuni sacramenti dei vivi, e sono 5 sacramenti dei vivi, e i sacramenti dei morti, non dei morti che stanno al cimitero, d'accordo? Ma dei morti che ci hanno morta l'anima. I sacramenti dei morti sono il battesimo e la confessione, sono solo questi, tutti gli altri sono i sacramenti dei vivi, in particolare l'Eucaristia, cioè i sacramenti per essere fruttuosamente ricevuti richiedono il loro stato di grazia. La Chiesa ha sempre insegnato che la comunione frequente richiede la confessione frequente. Non importa che noi non fossimo consapevoli di chissà quali peccati. San Paolo scrive nelle sue lettere: anche se io non sono consapevole di colpa alcuna, non per questo sono giustificato, perché moltissime cose che noi commettiamo sfuggono alla nostra coscienza. Voi sapete che la prima domenica dopo Pasqua celebreremo la festa della Divina Misericordia, che è diventata molto popolare. Le apparizioni di Gesù a Santa Faustina Kowalska, canonizzata da Giovanni Paolo II, che chiese questa festa, no? Una bellissima festa. Voi sapete cosa disse una volta Gesù a Santa Faustina? Io lessi questa cosa quasi 30 anni fa, non me la sono dimenticata più. Gesù disse una volta a Santa Faustina: guarda figlia mia, lo sai che se tu conoscessi fino in fondo l'abisso della tua miseria, moriresti di dolore. Non a caso la Chiesa, ogni volta che noi andiamo alla Santa Messa, la prima cosa che ci fa dire è: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parola e omissioni. Quindi se anche io non me ne rendo conto, io davanti a Gesù devo riconoscermi peccatore. E devo sempre chiedere al Signore che mi dia la sua luce per poter entrare dentro la mia coscienza e vedere ciò che a Lui non piace, per portarlo davanti a Lui nella confessione, prima di ricevere la Santa Comunione. Capite? C'è un legame fondamentale, perché per fare fruttuosamente la comunione dobbiamo stare in grazia di Dio e dobbiamo quindi fare attenzione a formare bene la nostra coscienza, ecco, per non darci da solo la soluzione, dice: io non faccio niente di male, ma per verificare se la nostra coscienza davanti a Dio e la sua legge sta veramente a posto in tutto e per tutto. Capite? È un lavoro che dobbiamo. Questo perché se noi facciamo la comunione dovremmo diventare, non dico santi, ma quasi. Se facciamo tante comunioni e non diventiamo tanto più santi, adesso vedremo il gesto tanto dei miei, vuol dire c'è qualcosa che non va, mica nella comunione, ma in noi no. Sapete cosa dice San Paolo? Chi mangia indegnamente il corpo e il sangue del Signore non solo non fa niente di nuovo, ma mangia e beve la sua condanna. Quindi non trasformiamo questo, che è l'espressione proprio del massimo amore e desiderio di Gesù. Gesù vuole unirsi alle nostre anime, purché esse siano ben disposte. San Francesco diceva: con puro cuore e casto corpo, prima di avvicinarti e accostarci alla Santa Eucaristia. Infine c'è la dimensione dell'adorazione. È importantissimo anche qui riscoprire la presenza di Gesù Eucaristia in mezzo a noi, sia quando viene pubblicamente esposto. Quest'anno abbiamo cominciato a fare qualche momento di adorazione eucaristica, ma Gesù rimane sempre nel tabernacolo. Il motivo per cui ho fatto fare dei banchetti da quella parte della navata è perché questa, che è la chiesa, è casa di preghiera anzitutto. Dov'è che si prega in chiesa? In un luogo che ci mette in contatto con Gesù Eucaristia. Gesù Eucaristia sta in quella cappella, capite? E chiediamoci, noi sappiamo che c'è Gesù giorno e notte presente nel Santissimo Sacramento. Non mi capita mai di dire: me ne vado 10 minuti in chiesa e mi faccio 10 minuti di visita al Santissimo Sacramento, a parlare con Gesù a cuore. Io non lo dico come atto di virtù, ma lo dico come espressione di esigenza.
se non trascorressi un congruo tempo quotidiano davanti all'Eucaristia, in profonda preghiera libera, personale, a cuore con Gesù, non resisterei, non potrei vivere, non potrei campare. È l'aspetto, a mio avviso, più importante e più profondo della preghiera che è da riscoprire. Chiaramente che va favorito con un certo ambiente. Io vedo che già Don Giuseppe o Don Mario, non so chi è stato, hanno messo i cartelli fuori, silenzio, la chiesa è posto di preghiera, ma questo si fa fatica a volte a interiorizzare. Io vorrei leggervi due, uno legge, l'altro raccontare, due interventi di due papi, e più buoni di questi non ci sono mai stati, siamo tutti d'accordo. Chi è il Papa buono per antonomasia? Giovanni XXIII, che è molto. Francesco che sta a fare concorrenza. Allora, i due papi più buoni che esistono nella storia della Chiesa, vi dico proprio di Giovanni XXIII, uscito dalle sue testuali parole con tanto di riferimento dell'omelia in cui l'ha detto. Quindi devo andare qua a controllare. Sentite cosa scrive. Uno se sente queste cose, che mo ve l'ho detto che è Giovanni XXIII, no? Ma mai penserebbe che sono sue. Perché noi confondiamo la bontà e la carità a volte con una certa, come dire, vabbè, basta che ci vogliamo bene tra noi, poi se in chiesa facciamo una baraonda non fa niente. Mai hanno pensato, neanche Francesco pensa questo, e ve lo dimostro subito dopo. Scrive San Giovanni XXIII, sono molto contento di essere arrivato fin qua, cioè Papa, ma se vi devo esprimere un desiderio, è quello che in chiesa, attenti, non gridiate, non battiate le mani, il Papa non vuole, e non salutiate neanche il Papa. Manco il Papa. Salutarlo, dice, ma come? Non lo saluto. Sono maleducato. In chiesa no. Perché in chiesa parla con Gesù. Perché? Perché la chiesa è il Tempio di Dio. Cosa vuol dire il Tempio di Dio? Che in chiesa o si parla con Dio, o si parla di Dio. E il resto basta. Cioè, se è proprio indispensabile, ma proprio per necessità di dire mezza cosa, con calma, sottovoce, sempre nel rispetto della sacralità del luogo. Ora, se voi siete contenti di trovarvi in questa bella chiesa, prosegue Giovanni XXIII, immaginate se non è contento il Papa di vedere i suoi figlioli, ma appena li vede i suoi figlioli, mica batte loro le mani in faccia. E questo che sta davanti a voi è il successore di San Pietro. Ci credete che sia Giovanni XXIII? Io abbiamo avuto con l'essere, non ci credevo, eppure San Giovanni XXIII, come gli è tenuta ad Ostia, quarta domenica di Quaresima, 1963. Voi sapete che il vescovo emerito di Latina, il signor Petrocchi, fu eletto proprio da Papa Francesco arcivescovo dell'Aquila, lo sapete, no? Sta all'Aquila adesso. E sapete che gli arcivescovi, anche Don Felice arcivescovo, anche lui è andato a fare questo rito, devono andare dal Papa a farsi mettere particolare momento, adesso non c'è tempo di spiegarlo, che si chiama il palio, quindi c'è una celebrazione solenne pontificia. Io andai all'imposizione del palio di Monsignor Petrocchi, era Papa Francesco. Quindi sapete, mentre il Papa stava uscendo, cosa disse la voce dal microfono del Vaticano? Sta uscendo il Papa, si ricorda che in chiesa non si applaude neanche quando passa il Papa, né quando parla il Papa. E dietro anche delle raccomandazioni tuttora valide in Vaticano per quanto riguarda il modo di accostarsi alla Santa Comunione, d'accordo? Cioè il Papa le istituisce in ginocchio e in bocca, questo lo fa Gian Benedetto e lo fa Francesco, d'accordo? Quindi capite come il senso del sacro e dell'adorazione dovuta a Gesù non ha nulla a che contrastare con la bontà e l'apertura verso gli altri che questi papi hanno in qualche modo, come dire, in qualche modo incarnato. E via all'ultimo gesto, la lavanda dei piedi, che è un gesto significativo sotto due punti di vista. Primo, vedete che Gesù la correlaziona all'Eucaristia, dice, vi lavo i piedi a condizione che il corpo sia tutto mondo, cioè per farti la comunione, stare in grazia di Dio e il corpo mondo, ma devi stare attento addirittura a avere quei piedi, quindi a fare un bell'atto di dolore prima di accostarti. È evidentemente anche un gesto di amore fraterno. Voi sapete che gli ebrei discutevano se io potessi chiedere ad uno schiavo di lavarmi i piedi. Voi sapete che c'erano gli schiavi a quei tempi. E sapete cosa dicevano? Un'umiliazione così grande non si può chiedere manco a uno schiavo. Quindi i piedi devi lavare da soli.
Quindi capite quando Gesù si mette a fare questa cosa, lo sconvolgimento che ha causato. Lui l'ha fatta e poi gli ha detto: attenzione, fatelo tra voi gli uni gli altri, cioè state attenti, io sto per nutrirvi dell'Eucaristia, sto per morendo in croce per voi. Questo è un amore immenso che dà la vita per il prossimo, che si lascia calpestare, che si mette al di sotto, capite? Lavare i piedi vuol dire che io mi devo mettere ai piedi di qualcuno. Adesso io farò questo gesto simbolico con qualche fanciullo qui davanti. È sempre un gesto forte, perché tu ti inchini, stare ai piedi di una persona è la massima umiliazione possibile. Fatelo anche voi l'unità. Che significa? Se tu ti fai la comunione e non ami in questo modo, non te la fai niente la comunione, perché la comunione non sta funzionando. Perché quando tu ricevi la comunione, ricevi colui che ti ha amato, altro che lavando dei piedi, lo vedremo domani, facendosi ammazzare per te. E che vogliamo fare innanzi a Cristo? Come faccio io a dire il corpo di Cristo amen se non sono capace di amare fino a questo punto il prossimo? Capite? Ecco, questa meravigliosa celebrazione, e mi fermo perché non è il caso di andare oltre, contiene questo e molto di più. Ecco, possa dal nostro cuore nascere durante questa Santa Messa un grandissimo grazie a Gesù per questo dono inestimabile, insieme ad un proposito di crescere sempre più e sempre meglio nel rapporto con la sua Eucaristia in tutte queste dimensioni, ecco, per dare a Lui la massima adorazione e gloria del dovuto, il ricambio di amore che noi dobbiamo dargli, ed anche per poter vivere questo amore che ci trasmette in tutte le dimensioni con i nostri fratelli. Siamo lodati Gesù e Maria.